stiamo vedendo l'interpretazione geometrica dei prodotti notevoli. Possiamo provare il quadrato di un trinomio e a più b per a più b alla seconda. Normalmente questo argomento dei prodotti notevoli è un argomento molto teorico, dove ci sono molte formule anche poi da ricordare. Abbiamo cercato di visualizzarle da un punto di vista geometrico. Uniamo l'aspetto del lavoro cooperativo, quindi i ragazzi lavorano in gruppo, si confrontano e quindi riescono a vivere loro in prima persona questo argomento ed assimilarlo in maniera più concreta. Visualizzando da un punto di vista geometrico le formule, innanzitutto diventano concrete, le riusciamo proprio a visualizzare. Al termine di ogni lezione abbiamo verificato insieme come stava andando il lavoro in gruppo. Abbiamo quindi cercato di capire quali erano gli aspetti positivi di quello che avevano fatto fino a quel momento e quelli che sono stati gli aspetti negativi. Cerchiamo di accompagnare gli studenti allo svolgimento delle attività con uno strumento che è il tablet o anche il telefonino. Provate su questo, così l'abbiamo già visto insieme e poi lo registriamo. Il quadrato di un trinomio è uguale alla somma dei quadrati dei tre termini. Siamo arrivati a dimostrare questa formula anche geometricamente. Sarebbe interessante avere un altro quadrato esattamente di questa misura di colore unico che rappresenta a più b più c alla seconda. Ora vedremo l'interpretazione geometrica del cubo di un binomio. Il volume di questi parallelepipedi e dei cubi forma il volume di questo grande cubo. Teniamo anche dei prodotti finali che poi è bello rivedere insieme, ci aiutano anche a migliorare l'argomentazione. Uno degli aspetti molto importanti della matematica è proprio il saper argomentare in maniera corretta. È un bel momento per iniziare a lavorare anche sotto questo aspetto, senza avere la tensione e l'agitazione dell'interrogazione, perché quello invece in maniera molto naturale impariamo facendo.